Gossip, Belen Rodriguez ancora contro Stefano De Martino, mi ha fatta soffrire. Cancelletto Belen Rodriguez si è raccontata a Mattino 5 e quello che ha detto, soprattutto sull'amore, ha inevitabilmente scatenato il cancelletto Gossip. La showgirl, interpellata da Federica Panicucci sulla bella storia con Andrea Iannone, non ha potuto non fare riferimento alla separazione da cancelletto Stefano De Martino, ascoltando le parole che ha usato l'argentina in TV, sembra proprio che tutti i suoi ex, in particolare il ballerino napoletano, non l'abbiano saputa apprezzare ed amare fino in fondo. Belen su Canale 5. Ho sofferto molto per il divorzio da Stefano venerdì 6 aprile, è andata in onda su Canale 5 una lunga ed interessante intervista a Belen Rodriguez. Federica Panicucci, padrona di casa di Mattino 5, ha dialogato molto con la showgirl su vari argomenti. Banale dire che il tema più interessante che è stato trattato durante la puntata odierna del programma Mediaset, è quello dell'amore. L'argentina, infatti, ha parlato per la prima volta a ruota libera del suo forte legame con Andrea Iannone. Alla presentatrice che le chiedeva come si fossero conosciuti lei e il pilota, e soprattutto se tra loro ci fosse stato un colpo di fulmine, la 33enne ha risposto, assolutamente no, perché arrivavo da un divorzio e non credevo più a niente. Pensavo solo a godermi la vita e a non dare più il mio cuore ad una persona. A questo punto, senza che la conduttrice le facesse nessuna domanda in particolare, Belen ha iniziato a raccontare il dolore che le ha causato la separazione da Stefano De Martino, una separazione che si dice lei sia stata costretta ad accettare dopo l'allontanamento del ballerino dal tetto coniugale. Ci credevo tantissimo in quella storia, altrimenti non mi sarei sposata e non avrei fatto un figlio, ha esordito una malinconica Rodriguez parlando dell'amore con l'attuale inviato dell'Isola dei Famosi. Il ricordo del turbolento legame con il napoletano, però, si è fatto molto amaro quando la donna ha aggiunto, ho sofferto davvero tanto. Ci sono rimasta a tal punto male che avevo perso tutta la fantasia. Non credevo più nell'amore. Parole molto forti quelle che la showgirl ha rivolto all'uomo che le è stato a fianco 4 anni, parole che non nascondono una profonda delusione da parte della mamma di Santiago per come è andata a finire, soprattutto sapendo che è stato proprio Stefano a voltarle le spalle per primo. Belen paragona Andrea Iannone agli ex, lui è un uomo maturo che mi protegge dopo aver lanciato una frecciatina niente male a Stefano De Martino, l'ultima in ordine di tempo dopo quella rifilataglia verissimo pochi giorni fa, Belen Rodriguez ha provato a spiegare coscia di speciale Andrea Iannone. Oltre ad aver raccontato la costanza con cui il pilota l'ha corteggiata per 8 mesi, l'argentina ha fatto un paragone tra il suo attuale compagno e tutti quelli che ha avuto in passato. Stando a quello che ha dichiarato a Mattino 5, dunque, la differenza tra il motociclista e gli altri uomini che ha avuto prima di lui, sta nel senso di protezione che lei avverte, la 33enne, infatti. Ha spiegato che il fidanzato la coccola e la fa sentire bellissima tutti i giorni, mentre nelle relazioni precedenti era lei a prendersi cura dell'altro, ho sempre fatto la mamma con tutti, ora mi faccio proteggere, ha detto la sudamericana su Canale 5. A Federica Panicucci che le chiedeva di definire con una parola il suo rapporto con Iannone, Belen ha risposto, il nostro è un amore maturo, fatto di tanto dialogo e di cose che fanno stare bene l'altro. Lui sa benissimo chi sono,
mi ama e mi accetta così.